Sanremo Live. Eccoci qua che siamo ritornati in diretta, 11:46 minuti, abbiamo ascoltato anche gli sponsor di questo Sanremo Live, live fino a domenica. Sì. Oggi fino alle 12:30 e poi domani 10:30-12. In compagnia della sottoscritta e di Silvio, ma soprattutto abbiamo i nostri inviati speciali a Sanremo. Ciao, buongiorno Antonella. Buongiorno ragazzi. Sì, buongiorno a Silvio, buongiorno, sto dicendo buona domenica, buona è l'abitudine del buona, buona domenica. Non sabato, Anto, è sabato oggi. Bacio. Sabato, io vabbè, ho perso ormai la condizione del tempo, penso che sia una cosa scontata, ecco, non credo che sia altre malattie, ma semplicemente un corre-corre, visto le ultime battute di questo festival. Quindi questa sera sapremo chi si aggiudicherà la 67esima edizione della festa della musica italiana, più importante in Italia e anche all'estero. Secondo te chi potrebbe giudicarsi questa vittoria? Ti dico la verità, fuori programma mi viene in mente una canzone, non so perché, Paola Turci. Io non so per quale motivo questa mattina mi sono svegliata con questo pensiero. Fiorella Mannoia, diamo per scontato che non ne ha di bisogno, no? Cioè, certo. Se noi andiamo a calcolare, la canzone è bella, Mannoia viene qua ma non ha bisogno di un altro premio. Certo, per quanto mi riguarda, sia per il suo percorso musicale, per la sua esperienza, di come anche il cambiamento, di come ha usato Paola Turci, mi piacerebbe vederla tra i primi tre. Ovviamente io do questo tipo di voto anche perché da qui, dopo l'intervista, hai un'altra, come dire, hai un'altra visione dell'artista. Sì. Come Paola Turci ha avuto modo di parlare per bene? Degli artisti che riescono attraverso una conferenza a emozionarsi. Lei è stata una di quelle che ci ha raccontato il suo incidente che l'ha poi segnata per tantissimo tempo, e finalmente la rinascita, un ripartire da quella che è la sua bellezza per se stessa. È una canzone molto forte, una donna molto bella tra le altre cose, e con una certa sensibilità. Questo ci è piaciuto, è arrivata in sala stampa e all'unanimità noi delle radio abbiamo questo concetto. Anche perché lei ne parla ormai, cioè questa cicatrice non la nasconde più come faceva in passato, no, ma la mostra come un segno della sua vita. Sta diventando un suo punto di forza, cioè un qualcosa che prima l'aveva bloccata, oggi era intelligente, la sta rivalutando, e da questo il mio voto lo do a lei, proprio come segno che con la forza, con il credere in se stessi, si può raggiungere una certa serenità, che è una delle cose più importanti che dovremmo avere. Come si prospetterà la giornata oggi per voi, Anto? La giornata saremo in invasa, poi io più tardi, insomma, come sempre, le dirette le invio, quindi riuscirò a farvi notare. E come ha detto prima Fabio, il Sanremo che prevedete a casa è completamente diverso. Qui trovate, c'è di tutto, quindi le strade sono affollate alla ricerca di un autografo, quindi stanno arrivando persone da tutta Italia e non soltanto. Ci sono le ultime battute, noi avremo Alvaro Soler, avremo Marco Masini e poi qualche altra intervista, calcolando che oggi da un lato abbiamo gli sconfitti che sono rimasti molto male, che qualcuno già se ne vuole andare via, e poi dall'altra parte, insomma, la frenesia dell'ultima puntata, perché con il ripescaggio vedete un po' più anche a Zay, chi lo sa, alla fine eliminata la prima sera potrebbe vincere il festival. Sì, perché no, anche perché è anche una bella canzone. Tra gli eliminati, gli scontenti. Ma no, guarda, tra gli eliminati qui in sala stampa si sono divisi. Gigi D'Alessio, ovviamente, chi sì, chi no. Lasciare comunque D'Alessio, Ron e cioè comunque quattro artisti, toglierli non è stato corretto, almeno per quanto riguarda quello il nostro pensiero. Prendi una Chiara, prendi una Lovica Comello, noi non siamo tanto contenti. Ma infatti ti volevo chiedere, tu adesso sei in sala stampa. Sì, siamo al Palafiori, Casa Sanremo, dove in questo momento sta andando il collegamento con la conferenza stampa, eccetera. Tommaso Pini, che abbiamo premiato, ieri è venuto a farci anche la sorpresa, non so se avete visto la diretta.
Sì, l'abbiamo vista. Sì, ieri praticamente vi dico solo quello che è successo qui alla, in sala stampa durante il festival, dopo che hanno annunciato sì, che Tommaso Pina ha vinto il Eh? Questo ti volevo chiedere, infatti, com'è stata la sala stampa? Allora, praticamente è arrivato lui, la sala stampa se ne è fregata del festival, l'abbiamo accolto con urli da stadio, Tommaso è arrivato con qui con noi, insomma, ad abbracciarci, anche perché con lui è un bellissimo rapporto che si è creato in questi giorni in sala stampa, e quindi insomma il voto era unanime. Abbiamo visto nella diretta, è venuta a ringraziarvi, è una cosa meravigliosa. Sì, potete vedere insomma la diretta se avete... perché c'è proprio il momento il clou, e poi vi posso dire è arrivato Beppe Vecchio, l'hanno uscito e vai quella è anche stato, bella pure è quella stato diretta, molto bello perché è arrivato qua felicissimo del fatto di, e poi insomma ci ha dato anche dei consigli, delle raccomandazioni a noi delle radio che abbiamo un ruolo molto importante, anche qui ha avuto delle parole di un certo livello e spessore come insomma il maestro, quindi ieri sera in sala stampa è abbastanza presa d'assalto, qua facciamo di tutto, in più il balletto con Gabbane che è arrivato al dopo festival questa notizia, quindi abbiamo... Noi ci sbizzarriamo, vi possiamo dire che questa sera avremo altre sorprese, e poi ieri siamo stati ospiti alla festa qui in uno dei locali più importanti, al Forte Tecla, dove c'è stata esibissima Rana Mirage in una live music, e poi, C'è stato Samuel versione DJ. Guarda, lasciami stare, io adesso sono contenta, posso ritornare dopo aver... passami coccolare, nel senso ovviamente metaforico, da Erma al Meta, e poi ballare con davanti a Samuel, mi basta così, me ne rientro. Beato a te, anche in questo caso posso dire di invidiarti. E poi una birretta me la sono fatta ieri sera con Gigi D'Alessio, è andata tanto. No, questo è proprio scoop da bellissimo. No, praticamente siamo in un locale, noi siamo entrati e si chiacchierava ed era incazzato nero, si può dire, in diretta, e c'era anche la mogliettina, e vediamo un po'. Senti, ma come parlava? Aveva l'accento napoletano? Sì, napoletano proprio. Oh, di spacca a morte, m'hanno eliminato. No, io veramente disgraziato. Ovviamente questo tipo di registrazione, c'era un po' di foto che si sta a fare, ma capite che era un qualcosa di molto privato, quindi non certo. Avrei voluto, vi dico la verità, però non mi è sembrato corretto anche per la situazione dove ci trovavamo, e lui ha esternato in napoletano, proprio ha sperato che questa canzone diventerà un po' come Non dirgli mai, ecco, poi non vi dico tutto il resto perché... Chiaro. No, meglio sorvolare. Poi abbiamo, a un certo punto abbiamo perso Dario con la Parietti, poi è arrivata la Violante Placido, la Valeria, cioè è stato un po' di tu, Virginia. Virginia e Raffaele, avete avuto modo di incontrarla? Sì, è arrivata praticamente non l'ha riconosciuta nessuno tra le altre cose, quando non è preparata è arrivata, è entrata, ci è passata davanti, non l'abbiamo sinceramente riconosciuta. E poi vabbè, c'era la Parodi, un po' di Giletti, che insomma abbiamo, Giletti devo dire la verità, eravamo alla festa insieme dove c'era Herbert, l'inviato, un po' tutti i vari protagonisti di questo Sanremo, sia dietro le quinte, quindi in questa festa ci siamo ritrovati lì a fare un po' di baldoria, e lì vedi tutta un'altra veste. Poi c'è un Sanremo dopo il festival di festa. Certo, è chiaro, meno male. È giusto che sia così. Allora, Antonella, quarta serata, 10 milioni anche qui di telespettatori, si prospetta una finale veramente al cardiopalma. Immagino che anche voi in sala stampa, avendo la responsabilità anche di assegnare, se non mi sbaglio, il premio Mia Martini questa sì, sera. Sì, già, noi già abbiamo... Lo avete già votato? Sì, abbiamo già fatto noi, non mi chiedere perché non posso dire nulla. No, infatti, assolutamente. Abbiamo il segreto, quindi... Lo scopriremo domani. Possiamo dire che sarà un premio che quasi tutti saranno d'accordo, quasi al 99% degli italiani dal mio punto di vista, okay. Però meritato, assolutamente, ti dico, sarà in questo momento le vie sono prese d'assalto, vi assicuro che c'è di tutto, e tra le altre cose vari spettacoli, vari
vari cantanti si stanno esibendo qui davanti a Mezzo Ronnie, perché si spera anche di beccare, sai, il produttore ti vede e chissà, botta di fortuna, alla fine poi uno se hanno ti ritroverai sul palco dell'Ariston, no? Ah, certo, certo. E voi invece come lo state vivendo? Cosa che impressioni ci sono, insomma, a livello radiofonico, quali sono le canzoni che richieste? Perché i passaggi di danno per il primo posto mi pare Samuel. Quindi sì, sì, viene molto richiesta anche la Mannoia, viene molto richiesta la canzone anche di come si chiama quella che ci ha chiesto Alessia prima? Ah, di sì, di Bianca Zei. Di Bianca Zei, anche Eloise. Eloise. Ah, no, Eloise, devo dire che Eloise è una canzone che merita molto. Se sì. Dovesse vincere Eloise, se non lo so. Anche Eloise. Tipo Sergio, ma per il cuore, Cafè, parliamo anche di noi veramente, come dobbiamo persona, parlare sì. Della di musica, Fiorella Mannoia, assolutamente sì, ma ci mettiamo anche di dare un'opportunità di essere rappresentati con un giovane, anche Sergio merita. Guarda, io ti posso dire, io li farei vincere tutti, alcuni li eliminerei, però alcuni li farei vincere anche per quello che si crea qui, perché poi si parla di tutto, a volte andiamo fuori da quello che è il discorso musica e quindi ti viene voglia di dire magari potessi un po' vincere. Io ti posso dire che radiofonicamente in questa settimana sicuramente tra i più stranamente tra quelle che stanno andando abbastanza bene c'è l'eliminata Nesli Alice Pabador e Tatè. Giusy Ferreri non sta andando male e anche la giovanissima Marianne Mirage è ha un bel ascolto. Poi sì, Marianna è veramente una, io l'ho detto e lo ribadisco il concetto, per me rimane era la mia preferita, quindi dico sinceramente per me è e rimane quella che sentiremo parlare. Io l'ho abbinata a quello che era successo un bel po' di anni fa, oltre un decennio fa, con il Negramaro, quindi è la stessa casa discografica, la stessa la Caterina Castelli che c'è dietro, quindi per quanto mi riguarda do questo mio pronostico. Comunque Lodovica Comello, Gigi D'Alessio e Chiara radiofonicamente sono un po' dei flop. Mi senti? Sto cercando di seguire perché siamo praticamente con la conferenza che sta male da cogliere, se riusciamo a dire il tanto cellello che sta parlando, però dall'altra parte quindi abbiamo un collegamento, se no questo l'avrei fatto già per la diretta tranquillamente. Io vi devo lasciare, ragazzi. Vai tranquilla. Adesso dobbiamo prepararci perché arriva anche Alvaro Solare lì, rimanete incollati sulla pagina Facebook, sì. Poi seguito la diretta, così vi facciamo assaporare quello che succederà in sala stampa. Benissimo, benissimo, grazie come sempre Antonella, tanti saluti e mi raccomando. Io ringrazio a voi per anche come dire questa pazienza per aspettare i nostri collegamenti, rimanere un po' vicino. Ringrazio tutti i radioascoltatori che in questo momento sono vicini con un messaggio, con una telefonata a noi che siamo qui, e il fatto di sapere che arrivano le emozioni ovunque, questo ci dà la forza, la grinta ancora di spenderci fino a domani mattina. Esattamente, quindi noi prossimo appuntamento col collegamento, faccio anche la rima, è domani mattina dalle 10.30 a mezzogiorno, siamo qui, non diamo orari perché ancora non ce ne abbiamo, però perché non si sia in base al questa sonno. Questa notte non sappiamo se alle 10 ancora siamo in giro e dobbiamo andare dentro, ma assolutamente sentiremo domani. Io vi voglio ricordare la pagina di Facebook Radio Studio 95.5. Mettete mi piace, potrete vedere tutte le dirette. Io cerco di mandare un po' tutte le dirette perché vivere il momento come ieri Tommaso Tini, Vesticchio, sono cose che insomma vale la pena poterle inviare. Vai, ok. Un bacione, bene. Un bacione, buon lavoro. Salutatemi tantissimo, Mimmo e Bruno. Un bacione a tutti quanti. Va bene, lo faremo immediatamente. Un bacio, ciao. Bacio.